E adesso il momento importante. Un momento commovente. Commovente? Sì, almeno per me, perché si sa che i figli crescono. Sì. E crescono, se ne vanno, prendono una strada. Devi sapere che questo ragazzo, io lo conoscevo che era piccolo così. Quanto piccolo? Ma piccolo così. Bene, un annetto. E partecipava ai nostri concorsi. Sì, me lo ricordo. E con tanto entusiasmo, proprio era si sempre vedeva. Fra i migliori. Si vedeva che ci teneva, che gli piaceva. Sì. Allora dovete sapere che nel frattempo ne ha combinate delle belle. Ha creato una compagnia di danza sua, proprio, sì, professionale. Ah. E quindi, oltre alle ultime esperienze da attore, che lo vedranno tornare in onda su Rai 1 a febbraio a fianco di Terence Hill, ha da poco ultimato la preparazione di uno spettacolo di danza contemporanea. Bene. Dal titolo Siero. Beh. E stasera ne vedremo un estratto. Stiamo brevissimo. Parlando di Gabriele Rossi. Eccolo qua. A voi. Grazie.
compagnia di danza diretta da Gabriele Rossi. Poi dopo li conosceremo, questi ragazzi. Ritroviamoci subito tra pochissimo con voi. Ancora un applauso a questo Sì Ero, Sì trattino Ero. Grazie ragazzi. Grazie Gabriele, grazie a Sì Ero. State qui vicino perché adesso è il momento della premiazione a un grande artista, un artista delle arti visive, e proprio una sua opera la possiamo ammirare proprio qui nel giardino, chiamiamolo così, del Teatro delle Fonti. È una piramide bellissima, appunto. Sto parlando dello scultore Piero Fantastichini. E chiamerei il professor Stefano Giorgilli, già assessore alla cultura di Fiuggi, per premiare l'artista. Ciao, ben trovato. Ecco qui Piero Fantastichini, come tutti gli artisti è un po'... Benvenuto. Lo posso dire un po' orso, è malato, poi tra l'altro oggi è malato. Allora la parola a Giorgilli, che ci spiega un pochino l'opera del maestro. E sì, il maestro è un nostro amico da sempre, non è nato a Fiuggi ma ha sempre vissuto a Fiuggi ed è un'eccellenza della nostra città, è un artista internazionale, ha avuto riconoscimenti in tutto il mondo e per me è un onore, perché oltre ad essere suo amico, mi vanto di essere suo amico, potergli tributare anche un premio alla sua arte per me è un motivo di grande orgoglio. Come ha detto Marina, qui al di fuori delle terme, nel giardino delle terme, è esposta una sua opera che poi adesso prenderà un po' il volo da Fiuggi, sarà esposta in altre località, siti molto più importanti, perché è veramente un'opera d'arte. Lui ecco oggi si scusa perché è venuto nonostante un male di stagione, l'abbia, e mi ha detto: guarda, non mi intervistare, non mi far parlare molto. Lui parla più che altro con le sue opere, però ecco un piccolo saluto, io volevo che lui ce lo desse. Un attimo, se gli puoi passare il microfono. Io stavo male oggi a Roma. Sono partito, sono venuto qui con grande, come si dice, sacrificio, una cosa così, e invece mi sono divertito tantissimo. Vedi? E già comincio a stare meglio. Ah. Ecco, vedi questi giovani, questi, Madonna, bellissimo, questa energia che hanno i giovani, no? Mi sembra. Vedi, Piero, noi siamo dell'idea che noi dobbiamo dare questa immagine della nostra città di Fiuggi. Voi, come ha detto Marina, io ho fatto per 10 anni l'assessore a Fiuggi, alla cultura e al turismo. Però il messaggio che noi vogliamo dare è che la nostra città non dà solo acqua, è conosciuta da secoli per le qualità terapeutiche della sua acqua, ma non è solo acqua, è anche cultura. E ecco il ringraziamento che voglio fare a Carlo Alberto Cherubini, che da 13 anni tiene questa grande manifestazione. Ecco, come abbiamo detto, la danza è una cosa, ecco, io gli chiederei un applauso perché se lo merita. Anche lui è un grande artista e vediamo come si possono mettere insieme i vari contatti, cioè la danza è un'arte, la scultura è un'altra arte, quindi abbiamo trovato l'occasione di in una manifestazione di danza a carattere nazionale di dare un premio a un grande artista, il maestro Piero Fantastichini e la sua arte. Ecco, io gli do la statuetta Davide di Michelangelo per la coreografia. Grazie a Stefano Giorgilli, premio al talento artistico Davide Michelangelo a Piero Fantastichini, scultore che farà molto parlare di sé. Grazie. Grazie Piero, grazie, Piero, di essere venuto anche se non stavi troppo bene. Grazie. Grazie ancora, grazie a te, ci vediamo, stai sempre qui con noi. Bene, come ha detto il professor Giorgilli, se qui hanno calcato grandi artisti del mondo dello spettacolo, oggi abbiamo grandi artisti, anche se piccoli, che sono i nostri ballerini. E adesso premio al talento artistico, e chiamerei Giuseppe Dante, il presidente della Federazione Italiana Danza, per consegnare questo premio a un talento che anche lui ha visto crescere nelle file dei balletti, nei nostri concorsi. E sto parlando appunto di Gabriele Rossi, con i suoi... Eccolo qua. Gabriele, carissimo.
Allora, eccolo qua, Dante ti consegna il Davide Michelangelo al talento artistico. Quando 2 anni fa, ti ricordi che ti abbiamo consegnato quello come abbiamo dato al nostro amico stilista, alla promessa emergente? La promessa è più che mantenuta, quindi adesso ti vedremo presto, abbiamo detto, con Terence Hill. Quando? Sì, a febbraio su Rai 1, una serie TV di 6 puntate, si intitolerà Un passo dal cielo. E poi la ripresa a gennaio, mi sembra, del grande successo, quello che è anche simpaticissimo, fa ridere anche. Sì, di Tutti pazzi per amore 2, iniziamo la 3ª stagione a gennaio e speriamo che faccia lo stesso successo. Insomma, l'ho lasciato un ballerino, insomma, così, che si faceva notare, e poi subito dopo, mi sembra, a fine 2008, hai fatto L'onore e il rispetto? Sì, prima Amiche mie con Margherita Bui, poi subito L'onore e il rispetto, e a seguire Tutti pazzi per amore. Questo con Terence Hill, e ne uscirà anche un altro, si intitolerà L'isola, della regia di Alberto Negrin, sempre su Rai 1, però ci vorrà settembre. Mamma mia, quanto c'ha da fare sto ragazzo. Senti, ci presenti i tuoi ragazzi? Sono qui? Ci sono i tuoi ballerini? Perché devo dire che la fatica va divisa, però ecco, ci sono? Ecco qui, l'applauso a volte è bello condividerlo con chi sta con te, visto che la danza rimane sempre il tuo primo amore. Sì, sono contento e sono immensamente grato a loro, perché per via del lavoro da attore non ho potuto seguire come lo facevo prima, assiduamente, il mondo della danza. Però, non volendo lasciare la passione, che comunque è rimasta a livelli altissimi, ho iniziato prima per gioco a coreografare con loro, poi è diventata sempre più seria, e quindi adesso siamo una squadra che non si arrenderà facilmente, insomma. Sì, abbiamo vinto diversi concorsi a Rieti, il Rieti Danza Festival dell'anno scorso, e adesso inizieranno gli spettacoli del nuovo spettacolo che abbiamo preparato, e quindi speriamo che vada tutto per la meglio, insomma. Presentaceli. Sì, eccoli. Francesco. Valentina. Manuel. Alessandro. Eliana. GR Dance Company. GR Dance Company, diretta da Gabriele Rossi, una promessa mantenuta, e direi proprio alla grande. Ciao, ciao ragazzi, grazie. Ciao Gabriele. Grazie. Ciao, grazie Dante, molto gentile.